Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Crash Battle 4. Non abbiamo tempo da perdere, perché? Perché tutti i livelli che vorrei fare in questo video durano una vita e non so neanche se riuscirò a farli. Allora, io ribadisco che secondo me questo livello sarebbe dovuto essere la base per un'altra dimensione, con un ambiente cittadino. Non è che ci stia molto benissimo in questa dimensione di Dingo Dile, molto paludosa, diciamo. Ok, qui c'era la cassa. Comunque, già vi ho parlato del filtro di questo mondo, e il che rende effettivamente più difficile il livello. Lo rende anche più veloce, quindi magari questa cosa mi darà un vantaggio nel registrare video? Probabilmente no, perché mi farà perdere, quindi perdere vite e di conseguenza perdere tempo. Però magari non lo so, potrà succedere il contrario. Non serve disperarsi prima del tempo. Qui mi sa che ho fatto una cavolata e per un attimo non sono morto. Almeno il primo checkpoint abbiamo preso. La gemma invertita si trova qui, questa facilissima da trovare, per il semplice motivo che questo cassonetto già ci dà un trofeo, quindi abbiamo bene a mente questa zona e sembra abbastanza scontato che si trovi lì dietro. Allora, non ci sono casse particolari qui. Questo livello è veramente enorme, ora che ci penso. È quasi tutto a scorrimento laterale, che non mi dispiace. Un altro checkpoint. Diventa progressivamente più difficile, ma a me preoccupa una semplice cosa. La sezione finale sui binari, perché lì, essendo tutto così veloce, rischierò di non prendere le casse. Se non prendo le casse dovrò morire. Se dovrò morire poi diventerebbe un problema, visto che non avrei neanche più acqua acqua. E è abbastanza difficile prendere le casse evitando gli ostacoli alla fine, quindi acqua acqua in realtà mi serve. Poi più che altro con questo filtro non è che si veda benissimo lo spawn. Vabbè, perso la maschera in una maniera più stupida possibile. Sto andando troppo veloce, me ne rendo conto, ma uno è un po' il filtro di livello che mi spinge a farlo, cioè è bello andare tutto così spedito, e due, ve l'ho detto, io devo fare i due livelli, la YouTube Bayou, la versione alternativa, non perdere tempo, quindi me lo dice anche il nome del livello, di non perdere tempo, figuratevi. Ora il bonus. Questo pure è un mezzo casino. Cioè, niente di troppo difficile in realtà. Non volevo fare questo, però va bene lo stesso. Questa qui la lascio. Sapete, è una cosa difficile gestire il doppio salto, perché essendo tutto più veloce, il personaggio cade molto più in fretta, quindi rischio di non premerlo in tempo, diciamo. Beh, qui mi facilita un attimo la vita, se permettete. No, ho perso perché sono rimasto un attimo confuso dal fatto che non ci fosse il suono. Poi a quel punto, vabbè, mi ero un attimo mezzo rincoglionito, però ci sta. Io volevo fare una cosa simile, cioè molto figa, no? Vabbè, però dai, una morte abbastanza veloce del resto, quindi non è che io abbia perso tutto sto tempo. No, qui non mi metto a fare manovre strane. Fatemi sfruttare il trampolino lì. E anche qui mi appoggio un attimo qua e poi faccio questo saltino, che è molto più facile di quello che sembra. Ma in realtà neanche serviva la cassa lì, però non si sa mai. Ecco, qui mi capita di morire perché per il fatto che è più veloce non riesco a gestirmi con il salto, ovvero quando andare a destra e a sinistra. A volte mi si ferma così a mezz'aria. Mannaggia, e a volte, come sto per fare adesso, vado oltre. Oh, meno male, è finito. Dai, ho perso solo una volta, ci sta. Quindi checkpoint abbastanza inutile, però mi permettete, vicino al bonus. Ok, qui l'ho trovata nel momento giusto, questa piattaforma. E adesso c'è un'altra parte da fare, a scorrimento laterale, prima del gran finale. Questa è particolarmente difficile, quindi devo stare... vabbè, però una cosa devono modificare nei giochi di Crash. Togliete
le collisioni quando sto appiccicato al muro, perché non è che posso morire perché lì c'è il balconcino, cioè chi se ne frega. A meno che non sia un ostacolo evidente, ma quello è tutta decorazione, dai. Allora, iniziamo con tutte ste robe strane. Vedete l'aniloli comunque com'è più sfruttato rispetto alle altre maschere. Qua siamo già 3 mondi dopo averlo sbloccato. E mica ci hanno messo a cano, per dire. Comunque ve l'ho detto che l'aniloli qui, per me la maschera è il potere più divertente alla fine, oltre che quello sfruttato meglio. Facciamo una cosa così, molto semplice. Mi sono letteralmente ficcato in quel buchetto. Oh, se tre casse, invece di complicarvi la vita, rompetela dopo, che è una cosa molto più sensata. Ma chi è che mi ha colpito? Cioè, io ho fatto tutta sta roba proprio per non essere colpito. Ma vaffanculo, cioè, comunque me la devo fare senza maschera sta parte finale. Io non sono morto, ma adesso rischierò di perderle tutte le vite per prendere le casse. Grazie anche alla telecamera di merda. Che cazzo è? Mettimela un attimo più all'indietro. Oltre al fatto che io le casse veramente quasi non le vedo. Madonna, è un problema però sta cosa. Vabbè che sta sezione era rompiscatole anche del livello normale in realtà. Ok, almeno sta prima parte l'ho fatta. Qui me la potevano dare una maschera, tanto per, non dico. Immaginate se l'ho mancata qualche cassa, a parte tutto. Su, giù, giù. E vabbè, mi sono confuso qui. Ok, però non ho perso perché c'erano troppi ostacoli. Ho semplicemente sbagliato tasto. Che dopo un po' rischi di rincoglionirti qua. Potevano fare che con X saltavi direttamente da sotto, senza dover prima ritornare sopra e poi saltare. E con cerchio invece tornavi semplicemente sopra. Sarebbe stata una cosa più sensata. Ok, perfetto, dai. Questa era la parte che mi preoccupava. E avrei preso un'altra reliquia insegne, però sti cazzi. Ragazzi, se ci metto troppo tempo a fare questo e vedo che non c'è tempo di fare questo, mi vado a fare uno dei livelli della 11ª dimensione, uno di quelli corti, perché non voglio perderci gli anni. E poi sarebbe noioso, sono praticamente allo stesso livello. Che ansia però. Ma io non ci posso credere. Allora ragazzi, avrete capito che sono morto più di 3 volte e l'ultima morte in particolare è stata molto particolare. L'ultima morte, ma io perché non so parlare? L'ultima morte è stata unica nel suo genere, molto divertente. E che dire, in realtà me lo aspettavo perché sto livello è un palo nel culo. Soprattutto se velocizzato in questo modo. Quindi, sta roba l'ho fatta, senza morire, strano, però adesso devo fare altre 3000 cose. Comunque sì, questa gemma nascosta ha molto più senso di quella del livello normale, il che è tutto dire. Io questa l'ho trovata subito, perché è divertente, no, cercare di salire su quel balconcino lì. E comunque è abbastanza intuitivo pensare che lì ci possa essere la gemma nascosta, non come quella porcata del livello normale con quelle casse che non si vedono nemmeno se giri la telecamera. Ma cos'è quello schifo? Ok, meno male, non devo rifare sta parte. Sono riuscito a non morire, ma devo ancora fare 3000 cose in questo livello, tra cui questa. Molto divertente, no? Dover fare tutte queste manovre per poter prendere una singola cassa vita. Eccola qua. No, mi metto a fare scivolate, doppi salti, no? Non sono dell'umore per fare quella roba lì. Ora ti prego, non fate gli scherzi. Poi è infame sta parte perché se premi in avanti vai in diagonale, no? Per come è gestita l'inquadratura. Neanche puoi essere troppo sciolto nell'andare avanti. Fatto proprio per dirti dai, devi morire, devi perdere 3000 volte in questo punto iniziale. Adesso se muoio prima del checkpoint dovrò rifarmi comunque quella roba, quindi cosa amorevole. Ok, no, meno male, il checkpoint ce l'ho.
Allora, questa cassa freccia, facciamo le cose serie e me la conservo piuttosto che farla esplodere per credermi in quella vita di cui non me ne dovrebbe fregare nulla. Che questo è un richiamo evidente a G-Wiz, mi pare fosse il bonus di Crash 3 in cui c'era la cassa. Vabbè. Però questa volta, diciamo, è stato un incidente. In realtà è molto facile anche fare così, ok, non era un problema. Questa cassa, ve lo dico, non serve a nulla perché basta fare così. E ok. Era sì G-Wiz, non Double Header. Era comunque uno dei livelli medievali, ma sicuramente era G-Wiz. Quindi Crash 3 l'ho giocato un miliardo di volte, non dovrei ricordare queste cose. Ora attenzione. Ah, qui ci sono ancora comunque, se siete curiosi ci sono ancora le... Che non si vedono! Mamma mia, la gemma peggiore dell'intera serie. Ma chi cazzo l'ha pensato una cosa simile? Ma non è solo chi la pensa, ma anche chi dice... Sì, sì, è una buona idea, perché c'è qualcuno. Quindi qui chiaramente c'è anche la cassa che non si vede mai proprio. Ci deve andare a sbattere per vederla. Ok, già che sono ancora a zero morti... Mi rende molto più tranquillo per il proseguo di questo livello, soprattutto per la zona con il carretto che sappiamo tutti quanto può essere infame, visto che a volte si bugga anche e Crash rimane accovacciato senza nessun motivo. Dai, sta parte posso farla un pochino in fretta, non ci sono casse nascoste, tranne quella lì che era messa un po' nell'angolino. Oddio, qua potrebbe essere una rottura se non le rompessi tutte subito. Dai, ok. Oh, dove va? Ma che fa sti giri incredibili? E qui ci sono solo le casse sopra le rampe, non devo controllare nient'altro. Qui meglio farsi un giro da qua che in mezzo a quei vortici non ci voglio andare. E ok, abbiamo finito, c'è solo questa. E questo comunque viene considerato come checkpoint quando c'è l'intervento del personaggio secondario. 139, non mi ricordo quante casse dovesse avere qua. Ora qui facciamo le solite robe, no? Di andare a ripulire un attimo la zona prima ancora di far partire il carretto. Alla fine c'era solo questa maschera che poteva dare fastidio. Quindi adesso facciamo così. Li metto qua in tutta calma, anche se con questo filtro la calma non ce la puoi avere, andiamo così. Allora, io devo cercare di rimanere avanti per poi avere margine per potermi... Non così avanti però, per potermi muovere all'indietro se dovesse andare qualcosa storto. Ma questa parte col filtro è veramente malata. No, 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 questo è il punto in cui rischio di perdere. Ah, ok, è stato tutto molto più facile del previsto. Io però ho il dubbio di essermi dimenticato una cassa. Cioè nessuno... Cioè mi pare che lì dovessi saltare per prenderne una, no? Ditemi che non è così. Non c'ho veramente voglia di ricominciare sto livello. Ora qui è solita storia, mettiamoci così. Io potrei anche dirvi che si può prendere facilmente. Si possono prendere queste casse in modo normale, ma perché rischiare se abbiamo questo metodo sicuro e collaudato? Beh, mi sto facendo veramente una traversata sul fiume molto tranquilla, niente di troppo pericoloso in realtà. A parte questi che sparano contro dei barili che manco mi colpiscono, per qualche strano motivo, pure se mi esplodono a 3 cm. È il momento della verità, della discordia, probabilmente. Vediamo. Oh, invece no, l'ho preso tutte. Ottimo, ma 17 minuti. No, ok, lo faccio un livello, ma non sarà... Ah, ho preso pure la reliquia insane, figuratevi voi a che livello sto. Però, quale livello dovrei fare? Quello di Cortex... questo dura troppo, però dai, facciamo questo di Cortex. Non che sia corto, ma più di quell'altro. Che quello e l'altro non dura tantissimo. Però c'è una parte che potrebbe darmi fastidio, ovvero raccogliere la gemma nascosta. Una maschera me la potevano dare.
E no, raga, mi sono dimenticato come... Ma dai, ma cos'è mo sta nitro che mi colpisce se la tocco col tallone? Vabbè. I Bandicoot stanno per arrivare. Devo raggiungere il posto. Ma davvero le morti stupide che faccio io andrebbero studiate, perché non è possibile. Già che ho fatto quelle due morti due morti nello stesso posto con quelle nitro. Davvero assurda sta cosa. Mi sa che nessuno c'è mai morto lì in generale. E poi pure sti salti. Vabbè, ma lì è quando sono scoraggiato. Penso, vabbè, ormai già tre morti, non posso farcela. E questi sono i risultati. Quindi adesso vediamo di fare magari qualcosa di più decente. Non dico di dover giocare alla grande, ma in maniera decente. Niente di troppo esagerato. Sì. Purtroppo Cortex può creare queste difficoltà perché richiede un'estrema precisione. Richiede un'estrema precisione, ma il suo gameplay è tutt'altro che preciso. Sia con le hitbox del suo scatto che con la sua pistola. Davvero orribile. Ed è un peccato perché in sé il gameplay di Cortex mi piace, ma ha questi difetti che lo rendono poco sopportabile. Soprattutto quando devi cercare di non morire. Poi chiaramente sto giocando di merda io, perché comunque morire più di tre volte non mi capita quasi mai. Soliti dialoghi molto simpatici. Qui ci ho messo 3 ore per capire che bisognava tenere premuto e poi andare in avanti. Vabbè, almeno questa volta sono morto 0 volte. 28 casse dovremmo aver qui. Allora, sì, la gemma invertita io effettivamente non me la ricordo, ma mi pare fosse qualcosa di molto facile da trovare, quindi non ci ho mai dato troppo peso. Sicuramente si trova... Ok, no, forse mi sono ricordato dov'è, ma sempre si trova sopra qualche cassa, quindi fuori dalla telecamera. Sempre le stesse cose fanno alla fine, cioè, molto antipatici a volte. Qui devo tornare per la cassa, che però si trova a sinistra. Infatti mi dovevo trovare proprio la piattaforma più antipatica, quella scivolosa. Ok, comunque solita questione. Meglio non fare scivolate qui, perché non sai mai quando te la considera morte e quando invece no. Io non voglio rischiare, sinceramente. Ora attenzione a queste TNT, perché perché se ne fa esplodere una esplodono tutte. Vabbè, io volevo rompere la cassa e poi scappare, ma in realtà è molto più sicuro fare una cosa simile. Ok. Mamma mia, quante casse margine che ci sono. Ora mi faccio trasportare un attimo indietro perché sto un po' perdendo. Non vorrei... Ok, no. Quindi qua dietro ho preso tutto. Ok, si dovrebbe trovare... No, non si trova qui. Si trova nell'ultima zona, se non mi sbaglio. Ah no, invece si trova proprio qui. Vabbè, comunque una cosa molto facile. Lì c'è pure la freccia, voglio dire. Poi perché c'è la freccia? Cioè tecnicamente nel livello normale lì non serve a nulla la freccia, perché non ci sono casse. Quindi vabbè, l'hanno messa proprio per farti capire che lì sopra c'è la gemma invertita, che quindi ci devi saltare senza romperla. Vabbè, no, no, io, cioè, a sto punto sta zona è incriminata. Io ci devo sempre perdere nei modi più stupidi. Vabbè, rifacciamoci sta rottura di coglioni, dai, su. Aspettiamo che raggiungiamo la cassa qua. No, ok, no, vabbè. Uffa, mamma mia che palle sta cosa, che quando inizio a perdere poi faccio gli errori più... Ma questo perché non la rompo adesso, che magari sarebbe un modo per... Io dico risparmiare tempo, ormai sto video verrà lungo una 30ina di minuti quasi. E vedete, diventa sempre più difficile fare anche solo 3 livelli per video, semplicemente per la loro lunghezza esagerata. Adesso magari potrò fare la roba di prima, sebbene sia... Ah, ma basta fare così, senza troppe difficoltà. Ma a volte uno si complica la vita senza motivo. Mamma mia, ste casse che sputano fuoco, l'aggiunta più inutile del gioco. Serve solo a romperti
le scatole e a farti morire nelle maniere più idiote. Oh, mi sa che c'era una cassa e non me ne sono accorto. Boh, se ne frega, se c'era. Ok, andiamo di qua. Che non è l'unica, non è l'ultima questa cassa. Punto esclamativo. Cioè devo rompere, devo far attivare questa e poi un'altra ancora, quindi evviva. Dai, e basta con questi blocchi di ghiaccio che si rompono. Ecco, datemi questo. Attenzione. Eccolo qua. Sono... vabbè, c'è la TNT in mezzo, sinceramente, sti cazzi. Non è che mi metto ora a romperle manualmente. Volevo farvi vedere che non solo conta la nitro che sta per esplodere, ma anche tutte le casse si trovano vicine. Quindi molto utile questa cosa. Ora queste... no, vabbè, io non ho parole. Ma chi cazzo c'è mai morto contro questo? Ma che... ma poi perché? Ma non stava sventolando la palla? Ma io perché devo sempre stare con l'ansia? Stavo giusto dicendo. Ok, adesso ci teniamo queste due morti. Mi potevi rompere pure l'altra. Tanto per... vabbè, sentite, non mi voglio complicare la vita. Facciamo una cosa molto sensata. Ok, ecco, ora questo è il punto incriminato. Però in realtà, ecco, rimango così e poi faccio la giravolta. E non mi metto a fare il salto su tutte e due le piattaforme. Io non capisco perché facessi sempre così. Basta aspettare quella che si trova più in alto. Ok, ecco, l'ultima zona. Quasi, in realtà, non è ancora arrivata. Beh, io vedete, adesso voglio velocizzare il tutto. Ma ormai non serve a nulla velocizzare il tutto. Piuttosto mi mettessi a fare le cose con calma, senza morire, sarebbe più indicato. Ma mi è venuta l'ansia che stavo andarci, stavo per andarci veramente di gran carriera contro quella TNT, pensando di avere ancora una UA. Un'altra cosa molto simpatica, questa cassa qua. Ok, neanche sono andato sul ghiaccio. Eh no, io non mi metto più a fare i grandi salti qua. Adesso mi metto ad aspettare tutte le piattaforme, perché non posso rischiare di morire per delle cose così stupide. Ma sto filtro pure però un po' antipatico, cioè non ti fa vedere le cose chiaramente. Guarda là, me la mettono proprio che non devo romperla sta cassa. Oh, ora passiamo di qua. Mamma mia, quante manovre devo fare in questo livello. La cassa ce l'ho. Ehi, la cassa, la maschera. Era unicamente per quella cassa sto interruttore. Cioè, che noia. Ma non fate uscire una piattaforma per rompere sta cassa in tranquillità. Io non ci salto sopra. Oh, grazie. Vedete, basta solo aspettare. Mamma mia. Vabbè, adesso un altro infarto. Mo che dovrò fare sto salto qua su queste casse. Chiaramente dovrò farlo in fretta e non posso usare la giravolta qui, quindi... ok, ok. Oh, ma pure queste tre, che palle. Ok, adesso mi sento molto più tranquillo, ma incombe su di me un pericolo assurdo, ovvero avrò preso tutte le casse, solita questione. Vediamo. Io penso di sì. Non credo di essermene dimenticata qualcuna a caso. Allora, ok, va bene. Proprio la cardiopalma, queste gemme. È stato veramente un patibolo questo video. È durato davvero troppo. Però noi ci vediamo nel prossimo video con non perdere tempo e altre cose. Ciao ciao.